innanzitutto benvenuta a Napoli. Grazie, la prima volta. Adesso, ancora non ho potuto vedere niente, sto così vedendo sulla finestra perché mi piace tantissimo. Infatti ti vedevamo a faccia dalla finestra. Allora, se ci sono state delle difficoltà ovviamente nel lavorare con attori italiani come Rocco, che è un bravo regista, un bravo sceneggiatore e ovviamente porta anche delle storie molto intense, se ci sono state delle difficoltà? Veramente difficoltà per me, la più grande era recitare in un'altra lingua, perché io non parlavo niente di italiano prima di fare il film, e quindi mi hanno detto, stavano cercando un'attrice argentina che parlasse italiano, io non parlavo niente, le ho detto io vorrei tantissimo farlo, perché io avevo fatto un altro film in Brasile parlando portoghese, la stessa cosa senza parlare niente, e aveva è stata una delle più belle esperienze della mia vita, quindi ho detto lo voglio fare, e ho fatto un incontro con Rocco e mi ha detto ma tu non parli italiano? No, ma mi piacerebbe tantissimo, io lo posso imparare, è quello che mi piace di più, è imparare cose, quindi per me recitare in un'altra lingua è stato una sfida grande, ma bellissimo, una responsabilità anche grande di recitare insieme a Alessandro Gassman, a Rocco Papaleo, a Massimiliano, è veramente buonissimo, un'esperienza bella. Allora, raccontaci in breve, il tuo personaggio. Gilla è un'attrice che ha passione per la vita, che va sempre facendo le cose che più ama, cantare, ballare, recitare, sempre col sorriso, però questa ragazza c'è un problema da risolvere, che è che quando lei scopre che suo padre non è morto come aveva creduto per tutta la vita, fa di tutto per conoscerlo, trovarlo e sapere chi è questo cantante italiano che è suo padre, e quindi c'è un problema di identità da risolvere importante, che fa questo personaggio avere anche una profondità dentro di tutto questo sorriso e energia così giovane. C'è qualcosa da risolvere anche nell'amore, che non ti posso raccontare più, però sappiamo dopo cosa succede con questo. Okay, va bene. Andiamo a vedere il film ovviamente. È importantissimo, questo fine settimana è il più importante per il film, quindi è 18 febbraio, che è ieri, è uscito Onda su Onda, vai al cinema a vedere e dopo mi raccontano. Assolutamente. Per favore. Grazie.